Cioè, se è così, come diventa la cosa? Ma non ci sto credendo. Aspettate. No, ok, questo è buono. No, aspettate, sicuramente adesso mi sentite. Vediamo, ragazzi. Se invece si vede. Ok, di essere si vede. La qualità non lo capisco perché scende fino a 1200, cioè parte da 3000 circa e poi scende a 1213. Questa cosa per me è un mistero. Non la capisco. Cioè, poi sta pure traballando l'audio. Boh, ragazzi, veramente. Vedo l'ora di avere casa nuova. Cominciamo, ragazzi, come se non fosse successo nulla. Sperando che vada. E che non cali a picco, e che adesso c'è, che cos'è, sta nuova moda di sta nuova moda della qualità leggermente più bassa. Qua sta caricando già roba, carica partita la parte. Certo, se continua così, ragazzi, oggi la live non si può fare. Io spero che si possa fare, anche perché non ho come risolverle queste questioni. Perché non è un qualcosa che non sembra dipendere da me, non sembra dipendere dall'integrità del modem, sembra dipendere dalla connessione o comunque da ciò che sta riuscendo a trasmettere il modem. Eravamo arrivati qui. Per chi ci stesse seguendo, penso in replica, perché non penso che la prima parte verrà messa. Niente, c'è stato un down fortissimo di cazzo. Adesso io ho trovato degli oggetti, a questo punto leggiamoli. Era uno spadone di Astora, mi pare. Una spada. Spadone di Astora. Questo è la perduta terra di Astora. Ideale per gli affondi, è un'arma rigida e a fila rigido proprio, anche se non particolarmente pesante. Quindi ai cavalieri di rango più alto. Adesso, quella là di Soler era la spada di Astora, lo spadone non me lo ricordo. Spada di Astora che era prima della sua rovina. Era la terra della famiglia reale, quest'arma ne ha. Soler fosse di stirpe reale. L'altro era. Mi sono scordato, ragazzi. Adesso aspettate, lo riuscirò a trovare sicuramente. No, no, non era la barda rossa, no. Cavaliere, bastone. No, aspettate, scusatemi. Era uno scudo? No. Oh, ragazzi, mi sono scordato che cazzo ho preso. Arco non era, frusta, falce pesante, randello non era, martello di legno non mi pare, asce, non mi sembra un'ascia, estoc, spada di Iril, l'abbiamo letto, ecco lo spadone del boia abbiamo preso, spadone di un boia corrotto, sembra la prima spada di cazzo, sembra però, spadone di un boia corrotto, utilizzata per le decapitazioni. La spada ricorda il compito del precedente padrone e ripristina PA per ogni nemico ucciso. Figata questo effetto, vedete che bene. Però è un'arma forza. E anche c'è una quality in realtà, però diciamo che è più forte in forza. Più, diciamo. Quindi no, però non mi interessa perché il nostro personaggio non è. Anche se potrebbe essere una buona arma. Aspettate, di essa la voglio provare. Che mi sembra carina. Guardate, ha la punta che è spezzata. No, non è spezzata, certo, di un boia. La spada del boia, giustamente, adesso che ci ho pensato adesso che era uno spadone del boia. Lo spadone del boia, ragazzi, era, diciamo, mi pare che addirittura storicamente è in questo modo.
perché appunto il boia non aveva necessità di un affondo, di una punta, perché non doveva col suo spadone combattere, doveva semplicemente decapitare le persone. Infatti anche la descrizione è abbastanza delucidante in questo senso, e doveva semplicemente decapitare le persone. Infatti sicuramente non avrà affondi, ragazzi, o se ha l'affondo, infatti. Se ha l'affondo è una roba molto particolare. Ovvio, però sono in fatto. Infatti non ne ha affondo. Vediamo. Ha degli attacchi carini, ma in generale in Dark Souls 3 sono riusciti a fare delle ottime robe. Va bene. E poi basta, non mi pare che abbiamo trovato altro di importante o interessante. E questo stronzo chi è? Vabbè, niente. Sti cazzi. È un altro giocatore, ragazzi, cioè non lo sapevo. Stavo pensando a come cazzo era conciato. Qua abbiamo ucciso già tutti, là sotto. Invece di andare prima là sotto, dalla quale già siamo andati prima però. Ci ritorneremo, ragazzi, ci ritorneremo lì, non vi preoccupate, per chi non l'ha visto e per chi non la vedrà. La parte adesso qui è un bel casino, ecco perché ci sono quei robili. Adesso io mi vorrei equipaggiare, puttana sono, ah no, appunto non venivano qua, non ricordavo, non ricordavo. Equipaggiare una torcia si può? Non ho una torcia. Una torcia. Gravissima questa cosa, ragazzi. Questa cosa è molto grave. Mi ricordo, la torcia era così, no? Non vorrei sbagliare. Questa cosa è estremamente grave. Porca di quella straputtana. Non ho neanche come risalire, dovrei usare un osso del ritorno. Oh, proviamoci, abbiamo 1614 anime. Non sono poche, ma non sono tantissime. Non sono tantissime, non sono neanche poche. Allora, facci colpire da uno di questi cosi qua, ragazzi, vuol dire niente, finito. Saremo afflitti costantemente da sanguinamento. Non ho. Niente, dovrei usare, non mi ricordo, c'era una roba con la farfalla. Oh, osso del ritorno, scusa, altare del vincolo direttamente, voglio vedere se c'è ci dovrebbe essere in realtà. C'è mia madre che ha incontrato l'elfo. Aspettate 2 secondi. Come lo conosce l'elfo, mia madre? Aspettate ragazzi, lo devo dire che c'è mia madre che ha l'elfo, che lavora a pronto soccorso.
Allora, scusatemi, sono tornato, tanto non c'è nessuno in questo momento. Che tristezza. L'altro giorno eravamo in tanti. Vabbè, io rimetto la categoria, non si sa mai. Allora, vediamo dov'è questa torcia. Se c'è. Spero ovviamente di sì, perché non mi. Ah, Come well met, how may I? puoi servirmi? Dandomi una torcia, se ce l'hai. Oh, brava, vedi che mi ricordavo bene. Ok. Non mi ricordo perché non ce l'avevo la torcia. Si vattene a fanculo, ok. Siamo sicuri che la torcia non ce l'avevo, porca puttana. Ok, spero di avere ancora il fast. Sì, che non c'è un fast qui, ragazzi, però vabbè. Cioè, non c'è un fast e un medium. Lo ce l'ha avuto solo Dark Souls, che secondo me era una buona, diciamo, roba, una bella robetta. Quindi vi insegno questa cosa. Le sanguisughe si tolgono solamente, si possono togliere con la torcia. Si mette la torcia e si toglie le sanguisughe. E pensate quanto tempo ci sono stato per scoprire questa cosa. Non l'ho scoperto grazie a Yotobi, l'ho scoperto grazie a Edrock, una cosa che gli si deve dire, che l'ho scoperto a sua volta grazie a Yotobi, perché non lo sapesse, anche se praticamente grazie a Yotobi ormai questa cosa è di dominio pubblico per ognuno di noi, si fa in questo modo. E questo ci può far venire una teoria, o almeno a me mi ha fatto venire una teoria ora, in questo preciso momento mi è venuta in mente una cosa. Questi tizi che sono appunto infuocati dentro, è una sottospecie di, ecco, hanno queste armi infuocate appunto, è una sottospecie di difesa nei confronti di queste sanguisughe, le tengono lontane sostanzialmente, e poi. Cioè, perché vogliono evitare di diventare come i loro carissimi là sopra, perché là sopra, come abbiamo potuto vedere prima, anche se tra poco lo rivedremo, ragazzi. In realtà queste si possono. Aia, non me lo ricordavo. Vedete? Si possono fare tranquillamente in questo modo. Vedete? Tranquillamente, non, si stannano immediatamente se gli buttate addosso il fuoco. Questo dovrebbe farvi intuire, se usaste il fuoco nei loro riguardi, dovrebbe far intuire il fatto che potete tranquillamente, vedete, ce lo infligge lo stesso. Vedete, sì, poi magari ve lo faccio vedere il non morto con le sanguisughe, forse. Mi rompo un po' i coglioni, è abbastanza anche impressionante. Fiore dell'Albero Santo, adesso questo lo vedremo. È stato trasportato dal vento possibilmente, o c'era qui prima l'Albero Santo che è stato tagliato, possibilmente la seconda, questo albero scortecciato appunto. Dio Cristo, ok, aia. Hanno degli attacchi molto frenetici, bloodborniani questi. Si stannano immediatamente col fuoco. Possiamo vedere qui questa coda. Sembra come se quella fosse la parte del corpo, appunto, dalla quale poi esce questo abominio. Noi abbiamo visto dei non morti là sopra che sono, appunto, covano questi vermi al loro interno. E poi possibilmente esplodono e diventano queste cose qua. Addirittura alcuni coesistono in quel momento e poi magari diventano così. Un top. Un po' come i virus G abbiamo visto in Resident Evil. Ok. Qui possiamo vedere, ci sono una serie di alberi. Frammento di titanite può esserci utile, come quella lucertolina lì. Ok, dammi ciò che hai. Vabbè, titanite scintillante. Non so se qui su Dark Souls 3 è un drop obbligatorio, cioè di default del gioco, perché sapete in Dark Souls 1 il
La titanite scintillante viene droppata. È un drop sicuro della lucertola. Diciamo. Questo qua tra poco ci sa. Ecco lì in quelle formazioni cristalline. Possiamo vedere che ci sarà adesso una lucertola gigantesca di quelle là che attaccano. E lì c'è una sua figlia praticamente. Niente, è perso quello là, ragazzi. Oh, no! Peccato. Andiamo di qua per ora. Che dovremmo ricongiungerci. Vabbè, no, ok. Mi sto un po' perdendo perché non me lo ricordo più. Mi ricordo che qua c'era un'altra roba. Ah, c'era uno shortcut, sì. Ok, questo era il modo per ritornare. Ok, vedete? Questa è la cattedrale dalla quale siamo, cioè la cappella dalla quale siamo venuti. Lì sopra c'è un oggetto, non so se l'avete visto. Esplorando malissimo, perché praticamente io su Dark Souls 3 sto riesplorando. Ragazzi, veramente non mi ricordo nulla. Gli oggetti non me li ricordo molto bene. Dove sono? Quindi un po' così. Vedete di qua abbiamo la zona, vedete qua è dove siamo stati, dove siamo entrati, vedete? Era per farvi vedere un po' come si ricongiungeva la cosa, ok? Ecco qui. Di qua ci dovrebbe essere una scala, poi mi pare, che qua, ok sì, non si riesce a vedere. Qui ci sono delle tombe. Molto bloodborniana anche come statua. Questa statua non l'avevo mai osservata. Ce l'ho il binocolo? Sì, ce l'ho. No, no, ho sbagliato, ho sbagliato. Vabbè, che questa è. Volevo zoomare. Sembra come se stia uscendo. Non pace, sembra. Sembra. Non si capisce se lo sta avvolgendo questo involucro o se sta uscendo da esso. Sta implorando, chiedendo, soffrendo. È disperato. Sembra più l'ultima. Queste sono delle tombe, possiamo vedere che a differenza di Bloodborne sono perfettamente libere, diciamo, non sono incatenate, mentre in Bloodborne attestavano quasi, diciamo, potevano farci pensare il fatto che incatenassero le tombe perché forse resuscitavano alcune bestie o per folklore, per superstizione, pensavano che come i vampiri, no, resuscitassero. Anche se noi possiamo vedere su Bloodborne, se non vi ricordate bene, se vi ricordate bene, che si può, c'è una quest che ci fa intuire, diciamo, che un personaggio muore e poi resuscita, rivive come Belva. Vedete, da qua possiamo fare. Ecco, vedete la scala. Geniale, vedete? Da qua non si può sì vedere, però, capite? Sembrano quasi dei tumuli questi, molto alla mia Smorgul. No? La tomba dei Nazgûl. E praticamente ci fanno intuire, c'è cioè la questa, quello là del tizio alla finestra, no? Che ci dà la lanciafiamme, che a un certo punto, da chi è malato, tossisce, muore ad un certo punto, c'è proprio un momento in cui la luce è spenta, quindi ci fa intuire che bisogna più avanti. Non mi ricordo, vediamo. Ok, mi ricordavo che no, però. Va bene. Ci fa intuire. Adesso però ammazziamo, ragazzi. 2 secondi. No, ok, qua si va avanti, quindi la dobbiamo ammazzare ora. Ci fa intuire, dicevo, che il tizio è morto e successivamente, quando esce fuori, lo ritroviamo in sottoforma di belva, stile Old Yharnam. Ci fa intuire che è
è risuscitato, e lì colleghiamo con le tombe che sono incatenate e forse vinciamo il fatto che magari le incatenavano più per ragioni utili, di utile, più che superstizione. Qui le tombe, le lapidi più che altro, sono grossine, forse dei semi giganti, diciamo delle creature più grosse venivano sepolte qui. Viene sepolto qualcuno qui, sembra una fossa comune, ragazzi, del numero di lapidi, ecco da qua, questo è da dove siamo venuti. Sembra più una fossa comune dal numero di lapidi che c'è. Uccidiamo la lucertola, sperando che non ci uccida lei. Ops. Attenzione, eh? È molto potente la lucertola, ricordate. Cioè non è per niente da sottovalutare, soprattutto per questo attacco qui, ragazzi, che sembra che stia facendo il morso e invece adesso la coda userà, possibilmente, no? Ah no, sì, l'ha usata. Guardati, ecco appunto, ecco perché, capite? Minchia, scusate, non avevo la Estus posizionata, adesso rotola? Ok, aspettavo per rotolare. Tu puoi aver inflitto sanguinamento? Non lo so. Però non lo sapremo, non ne ho idea, guardate, io non, però non vorrei rischiare, cioè per ora, non vorrei rischiare, non ho voluto rischiare, diciamo, ok? Scaglia di titanite ci ha dato, io non l'ho mai letta la scaglia di titanite, boh, ma comunque questo, vorrei qualche volta sperimentare, non, magari qui, con voi, non ho, in questa run, magari, ma sperimenterò. Scusate, ho premuto il tasto sbagliato, per fortuna non c'era nessuno. Non mi ricordo più niente, ragazzi. Aia. Ok. Che schifo. Fanno un'impressione, ragazzi, i nematodi e... Oh, anello del veleno. E qui dovrebbe finire, mi pare. Vedete, qua c'è uno shortcut, dice, tra virgolette, chiamiamolo, di sopra, si potrà cadere, vedete qua. I matodi e vermiformi in genere mi fanno molto schifo, molto schifo. Questo è il rumore del fuoco, no? Sì, mai sentito in tutte le mie run. Vabbè, ok. Possiamo tornare indietro. Quella scala, come già detto, ci tornerà utile più tardi. Come lo strumentopolo, io mi riposerei, tanto in quella zona non ci dobbiamo andare, per ora. Anche se, cioè, più di tanto non... Aspettate che voglio vedere quanto ci vuole per fare un livello addosso. No, non esageriamo. Quanto abbiamo di vacuità? 90, ragazzi. Abbiamo quasi il massimo della vacuità. Non mi ricordo la vacuità come si accresce, ok? Mi pare con le morti o simili. Non ho lasciato nulla, ok. Qua non mi... Non, ancora no, appunto. Mi pare che la prima volta, prego. Ok, mi ero cacato addosso. Opla. Ho fatto un po' una cazzata, però vabbè. Cioè, sono arrivato esattamente. Il checkpoint, ragazzi, il falò è più che altro anche una questione psicologica, diciamo. Ecco, vedete questi esseri che prima magari non siete riusciti a vedere bene.
visto la condizione di internet. Questi esseri, come potete vedere, vomitano questi parassiti, queste larve, non si capisce bene cosa siano. Vedete? Che schifo. Che provocano sanguinamento, loro li hanno smunti, sono dei non morti evidentemente, li hanno smunti e poi li esuscitano, non so se vedete, è molto inutile, diciamo, danno tutti loro anime, anche quelli che resuscitano, non mi ricordo questa cosa, proviamo, se mi dà altre 20 anime vuol dire che, no, ah sì, ok, non mi ricordavo questa cosa ragazzi, sinceramente. Poi vedete, io per esempio utilizzo la morte dei nemici non mi dà backstab, ma siamo seri. La morte dei nemici io la utilizzo anche come checkpoint, tra virgolette, cioè per capire un po' a che punto sono della mappa, se sono già passato o meno. Ma questi qua non mi rendono la cosa ancora più labirintica di ciò che già è. Il nostro carissimo Dark Souls. Di qua si poteva andare, non mi ricordo dove si va, però si poteva andare. Era solo per panorama? Sicuro? Oh, mi ricordavo che ci fosse qualcosa, qui invece no. Vabbè. Si può anche lasciare, ragazzi, nessuno ce lo vieta. Ce lo vieta naturalmente il buon senso, diciamo, tra virgolette. Perché in mezzo a tutti questi esseri, sottospecie di qua già ci siamo stati, di qua si può scendere, vedete? Resuscita. La riconferma che ci dà 20 anni. Ok, di qua si può salire. Qua si può scendere, cioè si può scendere, si può salire. Era un po' per ricongiungermi, diciamo, cerebralmente alla cosa. Qualcuno ha scritto, non mi ricordo, non so chi è, ragazzi. Aspettate. Arrivo, merda, c'è Dave? No, sa, non c'è Dave. Però tra poco ci sarai tu, a quanto pare. Io farei di andare di qua. Così, per innischiarci in una trappola. Qua ce ne sono numerosi di trappole, ragazzi. Sono i tizi che si sollevano a un certo punto. Poi resuscitano tempo niente, per questo anche è saggio, diciamo, vedete? Stavolta non ha fatto fare il backstab. Vedete, è saggio infatti rushare anche per questo motivo. E qui già ci siamo stati prima, forse non l'avete visto, mi pare che non è riuscito a entrare a favore di camera. Ed è qui, penso quindi uno shortcut per andare qui, prendere l'oggetto e fuggire. Già gli oggetti qua li abbiamo presi, ragazzi. Dobbiamo leggere il fiore dell'albero bianco. Se ci sono, se siamo lontani da tutti e da tutto, ok, lo possiamo leggere. Dov'è? È un'arma, mi pare. Cioè, non è un'arma. Sia per i miracoli che. No, solo per i miracoli, ok. È pure una frusta, però. Questa è una genialata, secondo me, da parte degli sviluppatori. Una campana sacra per lanciare miracoli divini. Ricavata dal fiore di un albero santo curato con dedizione. Allora, possibilmente era messa lì. Ah no, è ricavata dal fiore di un albero santo curato con dedizione. È l'albero santo che è curato con dedizione, eppure è stato mozzato. I fiori dell'albero santo vengono largamente utilizzati al nord. Marco, buonasera, coglione alluce di Grenbaud. Noto Marco che hai visto la nostra storia. Bravo, così bisogna fare, ragazzi. Andateci a seguire su Instagram e su Telegram e su tutti i nostri social. Come fare? O cercate The Poltergeist, brutte merde da qualche parte. Oppure, molto più semplice e molto più comodo, potete andare nella bio, dove c'è il link di Linktree, che vi potrà reindirizzare a tutti i nostri social. Instagram, Telegram, community PlayStation, gruppo Steam, il nostro account YouTube, ragazzi, tutto. Lo volete quando volete. Fiori d'albero santo vengono largamente utilizzati al nord e possono lanciare miracoli più velocemente rispetto alle normali campane. Noi al nord non ci siamo, anche se il concetto di nord è molto. Cioè, noi in realtà, cioè,
I pellegrini vanno a nord, ok ragazzi, perché vanno a nord? Perché a nord, e lo comprendiamo, mi pare, non so se su Dark Souls 1, sì, su Dark Souls 1 sì, perché dal rifugio dei non morti settentrionale andiamo all'Ordran. Nel 2 viene specificato, diciamo, con Dranglek viene specificato alacremente, che la terra degli dèi. L'ex Lordran nei cicli vari è a nord. Viene specificato questi giganti che scendono e vanno verso Dranglake. Poi c'è tutte speculazioni nel capire se Dranglake è o meno Lordran nei cicli a venire, eccetera. Mentre invece nel Lothric. Nì, cioè non mi ricordo, mi pare che sia, forse, cioè no, in realtà non è che me lo ricordo, non mi ricordo le descrizioni, se ci sono delle descrizioni, diciamo, ben specifiche. Penso che Nord sia sempre lì, siamo sempre lì, cioè, è sempre la terra degli dèi, ok? Magari, noi già siamo a Nord, perché vengono largamente utilizzati a Nord, quindi. Non mi ricordo se Lothric è nella terra degli dèi. Mi pare di sì. Mi pare di sì. Cioè nord. Però non siamo estremamente a nord. Infatti poi vedremo. Con i lord dei pizzoni. Vedremo. Che non c'è bisogno ragazzi che ce la facciamo. No vabbè ce la facciamo da qua. Boom. Volevo fare questo ragazzi. Troppo. Dimmi che non sto andando nella zona sbagliata. Ok, no, siamo nella zona giusta. Adesso noi qua già ci siamo andati, ma siccome l'ho esplorata senza di voi e soprattutto molto velocemente, ci rendiamo. Ok, qui c'è semplicemente una zona impraticabile. Ancora non ho letto quello che è riscritto Marco, mi dispiace, no Marco? Adesso ti leggo. Qua si può andare. Non so se gli affondi gli fanno più male, comunque. Qua scriviamo ragazzi, è abbastanza largo per poterlo fare. Appena arrivo in una zona buona, Marco, ti leggo. Qui appunto come potete vedere siamo. Ecco, vedete ragazzi, hanno questi schifi dentro di sé. Perché? O me lo fai il backstab o non me lo fai. Cioè, non mi fai una via di mezzo. Io volevo esplorare tranquillamente la zona. Se mi fate esplorare, e vabbè, vomita, che ti posso dire, poverino, si è preso un po' troppi sciottini. Okay, vediamo se. Grazie, lo so, sono un vero fan numero uno, grande Marco. Sempre e comunque, eccolo, ecco, vedete, questo sarà difficile da. Aia. Immaginatevi sto stronzo unito. No, prego, prego, faccia pure. Unito alle larve. Che cazzo può fare? Backstab. Hai sbagliato, amico bello. Boom. Bella, la bellezza del colpo caricato, ragazzi. A me piace molto di più perché posso iniziare a caricarlo prima. Ho molto più tempismo in questo. Che in altro, cioè nel colpo caricato rispetto al colpo immediato quasi, diciamo. Guarda che qua c'era qualche altro stronzo, mi pare. Aspetta, non c'erano colpi di cannone o cose del genere? No, forse c'erano. Ah no, c'erano i colpi di lancia. E ci siamo però resi amici il gigante, e quindi vedrete un po'. Vedrete un po' adesso che succede. Boom, scheggia di osso di non morto. Vedete qui è collegato, vedete, il nostro gigante è collegato, diciamo, in maniera visiva, e da noi non ci fa niente, a loro invece li uccide. Perché è il nostro alleato, è il nostro amico. No, questo non ci voleva.
Guardate, siamo diventati tutti neri, non so se per il sangue. Vedete, noi non moriamo. È legato, probabilmente. Aspetta. Ok, vabbè. È legato possibilmente a questo. Aspettate, noi se vediamo, vi faccio vedere. Vedete la torricina lì sotto? Quella lì dovrebbe essere. Non so ragione. Esatto, eccolo lì il nostro gigante, là al centro dello schermo, se vedete, quella torre lì sotto. E la zona in cui siamo stati. E tra le prime live, tra le prime puntate, perché siamo ancora alle prime puntate, non mi sto ricordando in questo momento come cazzo. Poi sono frecce, ragazzi, forse queste, non sono neanche lance. Alla Gug, diciamo, la Gog. Quella è la zona, non mi sto ricordando come si chiama, dal gigante. Gli abbiamo dato il ramo, il ramo bianco. Lui ha detto: ma io non ti volevo uccidere, non ti volevo sparare, voglio essere solo tuo amico, voglio essere amico. E basta. Lui ce l'ha con gli esseri vuoti, possibilmente, non si sa precisamente per quale motivo, oppure è cieco come Gug, oppure ancora semplicemente spara per allenarsi o cose del genere. Adesso è il nostro amico. Ed è legato a questi alberi, vedete? Anche dall'altra parte lui lanciava queste frecce, scagliava queste frecce nel punto in cui ci sono questi alberi, quindi possibilmente difende l'albero. Perché poi vedremo chi è l'albero. Chi è l'albero, chi rappresenta. Adesso poi prendiamo gli oggetti. Dica, buonasera. Buonasera al nostro HP7 Sax, non so se avete visto che. Alla fine 007 è gay. E vabbè, è buon per lui, che ti posso dire? Buonasera a tutti ragazzi. A Io stavo tutto pensando di con la schwa, andare in dimmi. live poi a mezzanotte. A mezzanotte quando finisci con tutta la live, Pazzo, insomma, quando pazzo. finisci. Sì. Di sicuro farla a mezzanotte comunque. Ma sicuramente oltre per mezzanotte non vado perché. l'assassino. Per me, Ok, si può Alexa, fare, cioè, accendi tutti i io me ne fuochi. andrò, cioè, non rimango qua, però se tu vuoi Sì, sì, naturalmente sì, puoi sì, sì, farlo. sì, sì. Obviously. Giusto per Allora. vedere un po' Sì, che profumo ha questo Far Cry va 6, almeno. benissimo, Sì, 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 sì. va benissimo. Allora, intanto ragazzi, vi leggo, perché mi pare che in questo ramo bianco, no, è uguale a tutti gli altri, voglio rileggere il ramo bianco, perché così vi ricordo. Ah no, allora già si sapeva chi è. Il primo bastone da stregone della piccola Dusk si trasformò in una piantina e poi in tre betulle bianche. Pare che il giovane ramo Come contenga dico. ancora resti della cocciutaggine della piccola. Vi ricordo la principessa Dusk, quanto pare ha varcato ere, cicli, nel primo Dark Souls era la principessa che noi salviamo dall'abisso nel DLC Artorias of the Abyss. Dalle mani di Manus noi strappiamo dalle sue grinfie la principessa Dusk. E comunque, tra parentesi, vedete possibilmente quindi se tre ha lasciato questi tre questi c'è scritto no, appunto che questi rami si sono trasformati in queste betulle bianche, appunto. Possibilmente il gigante è a guardia di queste betulle, non vuole che si facciano del male. Forse ancora, appunto dice, nascondono ancora un po' della cocciutaggine della piccola Dusk. Possibilmente, forse, diciamo, Biege. no, vi è. Diciamo intersecata anche l'anima di Dusk possibilmente scudo antimaledizione perché non si sa, morta e viva che mi ricordi non c'è qua su Dark Souls 3 quindi ecco vedete ancora queste statue. Allora, adesso noi primis calciamo la scala per aprire lo shortcut quindi mi pare che quanta gente c'è morta io mi pare che una volta pure ci sono morto. Vedete, qui sciolto Matteo. si può scendere. Ma non scenderemo noi perché già sappiamo dove si va. Minchia, per un pelo non ho fatto il backstab per colpa di questo stronzo di merda del
della levetta. Andiamo a leggere lo scudo antimaledizioni, perché per chi non se lo ricordasse, dovrebbe essere appunto dalla forma lo scudo Nexus 2 del persecutore. Scudo donato a chi tempo fa resistette alla maledizione. Parla del nostro non morto o parla del persecutore? Non mi ricordo più anche la storia del persecutore, dovremmo chiedere a Dave in realtà. Troppo pesante per una persona qualunque, sta forse a significare l'inutilità dell'opporsi alla maledizione? Eppure chi è in grado di sopportarne il peso scopre che la sua protezione dalle maledizioni è particolarmente efficace. Un po' forse anche addirittura un riferimento a Berserk e a Gatsu. Anche se lui non sollevava uno scudo enorme, ma sollevava una spada gigantesca. Sì, esattamente, è proprio un pisello. Che appunto, perché lui resiste alla maledizione. Beh, una live alle 3 di mattina ci starebbe, dice Marco. Vabbè, mi sa che HP7 Sax vi accontenterà. Io mi pare che forse sono arrivato tardi una volta, però addirittura alle 3 non mi pare, non lo so. Sono arrivato a fare una... Domani lezione alle 9. Le 9, anch'io ho lezione alle 9. Anch'io ho lezione alle 9, però... Vabbè, poi... Se sei scarso, che ci posso fare? Sì, ma meglio. Allora... Soprattutto, che cazzo ci faceva qua lo scudo antimaledizione? Perché proprio qui? C'è sto tizio, che cazzo... Vediamo cosa dice il messaggio. Prova lingua, ma buco. Cosa? Ah, per il culo. No, vabbè, non ci credo, ragazzi, qualcuno l'abbia scritto. Ma che schifo. No, o sono io malpensante. L'unica cosa che mi viene in mente, ma prova lingua, ma cazzo c'entrava qualcosa. Vabbè, allora di qua abbiamo visto che cosa c'era e cosa non c'era, cosa ci fosse e cosa non ci fosse. Di qua c'è il portone che mi pare che non si apre da questa parte, non mi ricordo. Sì, forse sì. Qua non c'è un'imboscata. Pillola rosso o pillola blu? No. Allora, vedete ancora che si ripropongono queste sottospecie di... Ce l'avevano prima le ali? Sono delle sottospecie di angeli? Forse sto iniziando a capire. E queste qua? Questi tizi qui? Queste statue messe qui così? Sono delle donne? Sono delle donne che piangono, sembra. Credo che sia. Con una mano sulla faccia almeno. È il momento di spoilerare. Ma che cosa? Siete pronti? Non lo so se la fa. Io penso proprio di no. Allora. Moneta ruggita. Spoiler, what if alla chat? Mi fa piacere. Allora. Monete arrugginite. Qui una vecchia moneta di rame arrugginita, spezzala per aumentare la probabilità di trovare oggetti. Chi ha perso i propri averi si affida a questa pratica superstiziosa con la speranza di recuperarli e averne di più. Ecco, come sempre la solita descrizione. No, in realtà forse mi ricordo che è la solita descrizione, perché chissà quante cazzo di volte l'ho utilizzata su Dark Souls 3 per prendermi le prove di successo farmandole ad Anor Londo. Dove, come si chiama, ci sono i cavalieri d'argento, che si, ecco, non si apre da questo lato, mi ricordavo bene, dalla quale si possono prendere le prove di successo che servono a sua volta per il patto della luna. Ha funzionato come pensavo. Sì, no, lo so, è perché l'ho sistemato, no? Non è che sono crashato un attimino, era crashato tipo come al solito. Attendo. O sbaglio? Ma ce l'hai la live accesa tu? Sì, certo. Perché sono due spettatori. Non lo so, ma prima. Aia. Vabbè, pure il salto in mente. A me ne dà.
Bene da 5 spettatori, poi non so tu. Boh, è rincoglionito possibilmente il mio, eh. Possibilissimo, perché il mio cellulare. Scusate, il mio cellulare qua, cioè, poverino, il mio cellulare non c'entra un cazzo. Il mio cellulare, poverino, no? Non dà mai problemi. Cioè, quasi mai. Ma sono dei problemi accettabili, non da dire. Che vedete, ragazzi, a me me ne frega un cazzo che l'oggetto elettronico funzioni alla perfezione, non è che io. Non contem non è che non contemplo l'errore tecnico del dispositivo, ma chi se ne frega, ma che lo facciano pure. Cioè, ci sta, non è che sono perfetti i dispositivi, però, porca puttana, alcuni errori se li potrebbero proprio evitare. Tipo computer che caricano per caricare una cazzo di finestra a cazzo di cane, ci stanno 750 anni. È vero Apple, giusto? Eccolo qua, lo stronzo qui. Famoci attaccare. Ah no, pensavo fosse un attacco, invece, vabbè. Non mi sembrava fosse il talismana. Sto guardando la. Ma vedete lì quando l'ho sacrificato? Finito. Ecco, qua ci dovrebbe essere un'imboscata, mi pare Hai dall'alto. riso per. Hai riso per oltre un minuto lì. Mi sono pisciato dalle risate. Hai riso per oltre un minuto fa. Non lo ricordo, non lo ricordo. Poi ho continuato a ridere, poi c'è stata tipo Io ho visto lo. un'ipersensibilità alla Quando risata proprio. sono entrato io. Quando sono entrato io, poi ho Eccoli! continuato, ricordo. Però c'è il pezzo in più che non c'è. In un mese abbiamo streamato per 215 ore, ti rendi conto? Penso. Non mi Quasi suonava. 10 ore al giorno sono, non so se te ne so conto. No, minchia, dice la qualità della Comunque connessione internet al abbiamo. momento è insufficiente, minchia. Oh mio Dio, adesso c'è sta novità adesso. C'è, ma porco. Adesso c'è lo schermo nero. Lo sapevo. Ma io Sì, schermo nero bestemmio, ma non è ultimamente. possibile però, dai, ma non è una cosa fattibile, ragazzi, ma non è cazzo possibile.